Francesca Granzotto è la giocatrice nata a Villorba, cresciuta rugbisticamente a Villorba, che milita nella Capitolina a Roma. L'avversario che il Villorba si è ritrovato di fronte nella prima semifinale, che ha regolato con abbastanza facilità domenica scorsa, e si appresta ad affrontare ora nel return match di Villorba domenica prossima. Francesca, cosa hai provato di fronte alle tue ex compagne? Innanzitutto ciao, allora sicuramente è stato emozionante giocare contro quelle che fino a 5 mesi fa diciamo erano le mie compagne di squadra, però comunque sono contenta di far parte di quella che è la Capitolina, che è un bellissimo gruppo che mi ha fatto subito sentire diciamo accolta, e ovviamente giocare appunto contro la mia vecchia squadra è stato difficile. Però sono comunque contenta, insomma. Voi la vostra impresa l'avete fatta prima, vincendo col Colorno? Sì, sì. Diciamo che il nostro obiettivo era ovviamente arrivare alle semifinali. Siamo arrivate alla partita contro Colorno, che eravamo sfavorite. Sostanzialmente non avevamo nulla da perdere, volevamo solo divertirci e dimostrare che comunque anche noi eravamo in grado di arrivare alle semifinali. E forse il Colorno è arrivato alla partita magari sottovalutandoci, e noi siamo stati in grado di sfruttare i loro errori e siamo riusciti a tenere duro, e di fatto abbiamo fatto l'impresa, insomma siamo arrivate alle semifinali. Che differenza c'è? Non si aspettava. Che differenza c'è tra l'ambiente romano e l'ambiente villorbese? Oddio, sicuramente diciamo che entrambi, essendo appunto ambienti rugbistici, ti fanno comunque sentire parte di una famiglia, e gli allenatori molto bravi, e mi trovo bene con gli allenatori, e ovviamente possiamo dire che il livello forse del Villorba, ci sono anche molte giocatrici che comunque militano nella nazionale, è leggermente più alto, però sono comunque convinta che anche con la Capitolina il prossimo anno in Elite riusciremo comunque ad avere le nostre soddisfazioni, e quindi sono comunque molto contenta di far parte di questo gruppo. Quindi in buona sostanza tu, il tuo percorso universitario ti porta a restare a Roma per un po'? Sicuramente quest'anno e altri 2 anni sicuri, insomma. Quindi diventerai sempre più romana. Esatto, vero. Ascolta Francesca, per te quest'anno è stato comunque un anno importante, non solo per i cambiamenti, ma anche per questa emozione dell'azzurro. Che tipo di esperienza è stata? Sicuramente bellissima avere l'opportunità di vestire diciamo per la prima volta la maglia azzurra, nonostante non abbia avuto l'opportunità di entrare in campo, però comunque cantare l'inno insieme alle mie compagne di squadra è stato bellissimo, e spero magari che più avanti ci sia l'opportunità non solo di cantare l'inno ma anche di entrare in campo. Certo, il livello tecnico che tu comunque conoscevi del rugby internazionale sta crescendo, anche quando hai assistito alla partita della nazionale hai visto un buon rugby, vero? Sì, assolutamente. Le nostre stanno crescendo, comunque stanno, dopo un primo periodo in cui le Sei Nazioni l'hanno forse un po' snobbato, comunque non sono riuscite ad entrare nel ritmo giusto, poi verso la fine degli incontri hanno preso il ritmo giusto. Ecco, Italia dove potrebbe arrivare in futuro, secondo te? Oddio, secondo me nei ultimi mondiali che si svolgeranno in Nuova Zelanda a settembre-ottobre, comunque penso che l'Italia sarà in grado di avere delle soddisfazioni, e forse diciamo che l'obiettivo è quello di passare quelli che sono la fase a gironi e arrivare ai quarti di finale. E secondo me, se comunque ci alleniamo quest'estate con una giusta attitudine, secondo me questo risultato sarà possibile. Domenica prossima c'è il terzo tempo, comunque vada, sarai insieme alle tue ex compagne, sarai anche in un ambiente che ti è amico, oltretutto con i genitori, sei sicuramente... Sì, sono super contenta comunque di ritornare a Villorba, ma anche quando le ragazze sono venute qua a Roma, comunque siamo state insieme al terzo tempo, alla fine sono ragazze con cui ho giocato insieme per 4-5 anni, quindi rimarranno comunque sempre anche loro miei compagni di squadra, ovviamente prima da avversari e poi da compagne durante il terzo tempo.